Inaugurati due impianti idroelettrici a Corato e Andria, energia pulita da destinare alle esigenze della rete AQP ma anche a quelle delle famiglie. Sentiamo su questo Annalisa La Selva. 1000 tonnellate di CO2 in meno in un anno e il risparmio di emissioni inquinanti delle due nuove centrali idroelettriche di Acquedotto Pugliese. Gli impianti, uno a Corato e l'altro ad Andria, riescono a soddisfare il bisogno energetico di oltre 1000 famiglie e si aggiungono i 4 impianti fotovoltaici di AQP già in funzione alla Terza, Poggiorsini, San Giovanni Rotondo e San Giorgio Ionico e all'impianto a biogas di Lecce. Un percorso che ci porta verso la realizzazione di modelli di economia circolare utili e necessari a realizzare un mondo dal punto di vista ambientale sostenibile. È una coincidenza gradita quella di oggi, perché a Bari sfilano 10.000 ragazzi che rivendicano il loro diritto alla vita. Noi, il nostro contributo, cerchiamo di darlo quotidianamente. Le centrali sfruttano il cosiddetto salto dell'acqua, cioè l'energia che si genera grazie al dislivello tra la sorgente di provenienza e il punto di arrivo. Energia che serve anche a soddisfare una parte del fabbisogno energetico di AQP, che da solo rappresenta lo 0,16% del fabbisogno nazionale. Il ciclo dell'acqua comporta che noi abbiamo una necessità enorme di fonti energetiche e quindi riuscire a unire l'esigenza con la compatibilità ambientale è un fatto particolarmente importante. I lavori